Ben ritrovato mister, intanto un bel Messina. Vabbè, abbiamo fatto la partita che potevamo fare contro una squadra forte, ci abbiamo provato, abbiamo tenuto in bilico fino alla fine, noi ci dobbiamo salvare, vedere di far crescere un po' di giovani che stanno crescendo, però poi dobbiamo concretizzare anche qualcosa in più. Un po' di rammarico oggi? No, vabbè, rammarico sì, in alcune situazioni potevamo anche prendere il 2-0, dopo errori banali che abbiamo fatto, però siamo rimasti in partita fino alla fine, potevamo anche pareggiare, abbiamo alzato i ritmi e qualche scelta migliore negli ultimi 20 metri la potevamo fare, quello sì. Le chiedo due battute prima di chiudere perché all'aereo deve andare dai colleghi. La prima, un'impressione sua sul Pescara, si aspettava questa squadra? Ma Pescara l'ho visto, Sebastiani quando ha la possibilità di costruire squadre fa squadre forti. Questa è una squadra forte sul piano tecnico, sul piano tattico, perché è una squadra che gioca a calcio. Dopo il Catanzaro, secondo me, che è di un'altra dimensione, però poi le partite dopo il Catanzaro è la squadra migliore, ma già l'avevo vista e quindi già sapevamo a cosa andavamo incontro. Ma noi siamo rimasti in partita, nonostante avessimo in campo 6, 7, fra 2000, 2002, 2003 anche. Le chiedo proprio l'ultima, a mente fredda, cosa non ha funzionato l'anno scorso? Una risposta l'ha data già adesso dicendo quando Sebastiani può fare le squadre, l'anno scorso non la poteva fare. Il calcio sono sempre le aspettative che si creano, no? Io per abitudine cerco di giocare sempre per vincere o di trasmettere questo alle mie squadre. Quando retrocedi sei sempre figlio di scelte non adeguate.